Francesco Di Antonio, qual è il suo giudizio e il ruolo di Hast in questa partita? Il ruolo di Hast è il ruolo fondamentale. Secondo me l'Hast è quella che maneggia e tira i fili dall'alto delle cose. L'Hast deve venire allo scoperto, ci deve dire cosa vuole di questi lavoratori e ci deve dire maggiormente che cosa gli hanno fatto questi lavoratori, perché non è possibile che l'Hast si permetta di buttare fuori 30 persone che sono 20 anni a giro, che stanno là dentro e hanno dato il servizio per l'Hast, credo, professionalmente. Non c'è da dimenticare, che questo è importante, che questi lavoratori, sempre per colpa di Hast, sono stati 6 mesi senza prendere lo stipendio perché l'Hast non pagava le fatture e hanno fatto sacrifici e professionalità e sono stati sempre a lavorare. Questo bisogna che l'Hast se ne renda conto. Matteo Lattanzi, cosa può fare il prefetto e la prefettura per questa partita delicatissima? Anzitutto quello che già sta facendo è quello di creare un tavolo affinché vengano ripristinate le condizioni per riprendere la contrattazione. Anzi, non tanto per riprenderla, per cominciarla. Qualora dovessero esserci le condizioni per ricominciarla, saremmo anche disposti a mettere da parte il mancato rispetto del contratto collettivo nazionale, che comunque già c'è stato da parte di Sicuro Italia, perché la procedura non è stata espletata nonostante la convocazione ufficiale da parte dell'Ispettorato del Lavoro. Cosa può fare la prefettura? La prefettura in questo caso credo che sia l'elemento garante della bontà di una contrattazione, e comunque più che cosa può fare la prefettura, credo che dovremmo anche chiederci che cosa dobbiamo e possiamo fare noi. E le cose da fare ci sono, chiaro, passano poi per quelle che sono le norme anche attraverso la prefettura. È evidente, lo dico in termini molto stringati, che il mancato rispetto del contratto collettivo nazionale per effetto di quelle che sono le disposizioni contenute nel DM 269 del 2010 può portare anche alla sospensione della licenza per gli istituti che appunto non rispettano il contratto collettivo nazionale. E quindi per il momento noi osserviamo e denunciamo, cosa che già abbiamo fatto, il mancato rispetto del contratto collettivo nazionale da parte di Sicuro Italia. Tutto il resto è una logica conseguenza. La problematica più grande riguarda, diciamo, l'occupazione, perché in un territorio come il nostro, già penalizzato da altre vicissitudini che sono successe negli ultimi tempi, il rischio di perdita del posto di lavoro per queste 28 guardie è importantissimo, creerebbe ancora più disagio, soprattutto in virtù del fatto che c'è un contratto nazionale che prevede proprio il passaggio dei lavoratori in caso di cambio d'appalto, e non possiamo permettere che non venga rispettato, che possa passare il messaggio che le aziende possono fare arbitrariamente assunzioni senza rispettare quelli che sono i contratti collettivi nazionali a cui hanno aderito.